Subiano ha rivissuto un momento di emozione nella celebrazione della liberazione del territorio aretino, ma anche del ricordo delle 9 vittime che furono colpite dal fulmine a Fonte del Baregno nel 1976 durante i festeggiamenti di questo anniversario. Una cerimonia che a causa del maltempo non si è potuta svolgere come di consueto sull'Alpe di Catenaia. Questa volta ad accogliere autorità e cittadini è stata la chiesa che 45 anni fa accolse le salme per l'ultimo saluto. Riguarda anche questo momento di festeggiamenti che i familiari delle vittime erano in quel momento proprio su nell'Alpe di Catenaia, perché erano felici di questa giornata, erano felici di ricordare questo momento. Sono grata a tutti quanti voi che siete venuti qui anche con persone molto anziane, la mamma del Morelli, e quindi è una signora che loro stanno in questo piccolo paese che è la Lodola. Paese, due case, comunque poco più, che sono però arrivati qua giù, e normalmente c'è Giovanni che arriva con l'ape il giorno che c'è il mercato. Oggi invece è un giorno triste, un giorno in cui si pensa a chi ci ha lasciato, è un giorno che però è nel cuore, e questo giorno rimane sempre tutti quanti. Quindi grazie davvero di cuore, come vede Necci, come vedo Alessandro, naturalmente penso a tuo fratello in questo caso, e così pure anche Landucci, Ceccherini, Alessandro, Sacchini, che non è mai mancato, invece così di essere un ragazzo giovane e goliardico, ha in questa giornata questo senso proprio di tristezza, ma anche di amore per il babbo che in quel momento voleva portare avanti un percorso di credo fondamentale. E allora a questo punto credo che un momento di riflessione venga proprio dalle istituzioni, che hanno il dovere di tramandare proprio questo alle nuove generazioni, a un parroco, anche lui naturalmente è nella sua vita quello del bene verso gli altri, e questo naturalmente è anche questo senso proprio di partecipazione. Ringrazio il coro proprio in forma ridotta, ma che stamattina sono stati avvertiti alle 7 al volo, e quindi si sono radunati. Come mi fa piacere ricordare che parte del coro c'è una parte anche importante del nostro essere proprio nel periodo della liberazione, perché a Subiano esisteva l'Istituto Palazzeschi, e l'Istituto Palazzeschi erano gli orfani, e gli orfani erano anche quelli che venivano dalla guerra. E Domenico, che sarà lì a cantare, è il presidente Domenico Mattesini dell'Istituto Palazzeschi di Subiano, che continua con tanta fatica ad andare avanti, perché sempre di più, ma che accoglie tutti i ragazzi. A voi quindi anche il dovere di portare avanti questo sentimento di liberazione, ma è importante. Sorgente viva che nasce nel... È una gioia avervi qua nella casa del Signore, che è la casa di tutti voi. Poi certamente è una giornata mista a gioia e dolore, perché come subianese sono cresciuto un po' con la memoria, diciamo, di questa disgrazia che è successa su nell'Alpe di Catenaia, e certamente è un patrimonio, come si può dire, un'eredità triste che riceviamo. Una tristezza che però certamente il Signore ci insegna ad aprirci alla speranza, ecco, non è la fine, ma li rincontreremo tutti, i nostri cari che sono scomparsi. E poi una giornata di gioia, perché è una festa della liberazione questa qua, per cui veramente, ecco, importante che si diffondano anche queste feste. Siete tantissime autorità, oggi è veramente un onore per me avervi qui, però anche la gente, il popolo, quelli bisogna cercare di coinvolgere, perché il ricordo di quello che è stato, che sono i fondamenti della nostra, del nostro Stato, della nostra società, e non vadano perduti, no? Quindi di tenere viva la memoria di quello che è successo, per non ricadere negli stessi errori,
E comunque una festa di gioia per la liberazione, per cui ringraziamo i nostri padri, quelli che c'erano quando l'hanno compiuta questa liberazione, e per la quale ringraziamo il Signore. Senza di Lui non sarebbe stato possibile tutto questo, perché Lui viene a liberarci sempre dal male. Ora lascerei la parola però alle autorità, che ci possono parlare meglio di tutto questo. E come diceva Don Alessandro, la generazione mia, insomma, io sono nata nel 75, nel 76 è successa questa disgrazia, e io non ho un ricordo personale, però è un ricordo che mi è stato tramandato soprattutto dai miei nonni, con tanto dolore, con tanto ricordo molto sentito, anche per il loro legame che avevano personalmente con alcune vittime, insomma, dell'Alpe. E è rimasta in noi subianesi questo senso di dovere nel ricordare questo avvenimento. Dico dovere perché è un dovere morale, perché 9 persone erano lì per festeggiare, e questa cosa mi ha fatto anche riflettere, no? Perché dico, la liberazione noi oggi la ricordiamo, portiamo avanti la memoria, sì, però forse era quello il vero modo di portare avanti la memoria, di coinvolgere anche i giovani che erano lì presenti, che non avevano vissuto la liberazione personalmente, ma erano lì presenti per festeggiare. E noi questo senso di tramandare la memoria in modo anche festoso l'abbiamo perso. Io da amministratore mi sono ritrovata a essere presente ufficialmente sempre in questi incontri, dove con tristezza, con rammarico, chiaramente si va a ricordare le vittime della liberazione. Però forse per tramandarlo ai giovani bisognerebbe invece dare un senso gioioso, un senso festoso a questi avvenimenti, non festoso, cioè sempre nel pieno rispetto di chi ha perso la vita, di chi ha combattuto, ma sono momenti che devono essere ricordati con gioia per poterli tramandare, perché la liberazione ci ha insegnato che la libertà è un valore fondamentale. E questi giovani d'oggi vedo che non sono capaci di vivere la loro libertà in senso buono, in senso positivo. Forse qualcosa si è interrotto, forse nel 76 si festeggiava, oggi chiaramente questo avvenimento noi lo ricordiamo con tristezza, perché purtroppo è successo questo evento per noi dolorosissimo. Però era quel modo lì, forse quello giusto, per testimoniare quelli che erano i valori veri della liberazione. Ringrazio tutti per la presenza, ringrazio Vincenzo Ceccarelli, ringrazio il dottor Lucacci che rappresenta la provincia, i sindaci di Capolona, Montemignaio e Castiglion Fibocchi, che tutti gli anni, insomma, è presente per vivere, insomma, ricordare quel momento triste. E soprattutto, come ho detto, ringrazio i familiari che rinnovano tutti gli anni questo dolore, però è importante anche la testimonianza e la presenza, perché è un pezzo del cuore di Subiano, è rimasto al 19 luglio del 76 all'Alpe di Catenaia. Grazie al parroco che ci ospita, all'amministrazione, a tutti quelli che hanno organizzato. Credo che il fatto di non poter essere sull'Alpe di Catenaia questa mattina, ma di essere qui, niente toglie al valore e all'intensità di questo momento che ogni anno si ripete, ed è giusto ripeterlo. Un abbraccio particolare ovviamente ai parenti delle vittime, quelle che nel 76 appunto erano lì per ricordare altre vittime, quelle che nella primavera estate del 44 avevano perso la vita per combattere per la riconquista della libertà, della nostra democrazia, per quello che poi furono gli sviluppi con la scelta della Repubblica e la nostra bellissima e ancora per alcune parti inattuata Costituzione. I nostri furono territori fortemente colpiti dalla guerra e dalle rappresaglie, dalla strategia della terra bruciata che i nazifascisti attuavano per cercare di separare il popolo che stava aiutando chi combatteva. E il fatto di essere in una chiesa, a mio avviso, rende ancora più evidente quello che anche allora successe,
perché anche allora ci furono delle azioni barbare e criminali che non risparmiarono neanche le chiese, neanche le sacrestie, che videro morti anche alcuni, anzi diversi parroci e religiosi, alcuni dei quali si erano anche offerti in sostituzione dei cittadini innocenti, civili, che poi furono invece fucilati. Ne ricordo uno per tutti, Don Sant'Etani, che dopo 3-4 giorni, 5 giorni di torture in quelli che sono i locali dell'attuale carcere di Arezzo, fu barbaramente ucciso assieme ad un suo compagno. Perché questo è quello che successe allora, e quello che successe allora deve essere ricordato non soltanto nelle nostre parole, non deve vivere soltanto nelle lapidi dove noi giustamente mettiamo e ci inchiniamo le nostre corone, ma deve vivere nei nostri cuori. Questo è quello che noi dobbiamo fare. La memoria da custodire è un fattore fondamentale, perché ne va della nostra identità di popolo, di italiani, di attuali europei, di cittadini del mondo, che devono essere attivi non soltanto per custodire, per ricordare, ma per attingere a quei valori di unità, di giustizia, di libertà, di anelito alla pace, per compiere le azioni che ogni giorno siamo chiamati a compiere. In momenti difficili, perché noi stiamo attraversando un altro momento difficile che ci costringe ancora a tenere le mascherine, che ha visto questa terribile pandemia l'obbligo di una separazione, di divisioni, di inquietudini, di preoccupazioni, di accentuazione delle diseguaglianze, di accentuazione di quelle che sono le differenze fra territori, tra generi. Ecco, io credo che ognuno di noi, ovviamente ad iniziare dalle istituzioni, ha invece il dovere di far vivere quelli che sono i valori che animarono la Resistenza e che poi portarono alla riconquista della libertà e della democrazia. Quindi, per chi come me si trova in un'assemblea legislativa con leggi che favoriscono l'integrazione, che favoriscono la solidarietà, che favoriscono le libertà, ma per chi tutti i giorni sta a contatto con i problemi delle persone, come i nostri sindaci, con progetti e con altrettanti servizi che favoriscono l'integrazione, l'accoglienza, che favoriscono il superamento delle differenze e che favoriscono anche il superamento delle diseguaglianze. Io credo che così noi renderemmo meglio onore alle persone che hanno perso la vita combattendo nel 1944 e quelle che nel 1976 erano andate lì a ricordarle. Solo così credo che possiamo continuare ad essere agenti attivi per far vivere quei valori e per lavorare per un mondo migliore. Il Comune di Capolona non può assolutamente non essere presente, anche perché le nostre comunità sono in realtà un solo agglomerato urbano. Come diceva prima appunto Stefanella, l'Arno divide i nostri comuni ma non le comunità, perché la comunità parrocchia di Subiano arriva anche nel comune di Capolona, come la parrocchia di Capolona arriva nel comune di Subiano. Quindi nel momento della nostra liberazione, e poi in quel momento non c'erano certamente pensieri di comuni o di differenze di residenza, dovevano combattere tutti insieme per la libertà. Lo hanno fatto, ce l'hanno lasciata in eredità. Tutti coloro che hanno perso la vita sono ricordati nelle lapidi sia di Capolona che di Subiano, nelle varie località sparse dove ci sono stati tanti eccidi, e riposano molti nel cimitero di Subiano, nella cappella dei caduti. Quindi noi dobbiamo
proprio nel senso di ricordo, nel senso di rispetto, assolutamente ricordare e ringraziare tutte quelle persone che hanno dato la vita per la nostra libertà. Libertà della quale oggi forse cominciamo, questa è un'osservazione personale, a non renderci conto del valore che ha. Diamo troppo per scontato la possibilità di poter fare, di poter essere liberi. Dobbiamo continuare a lottare, perché non è con quella sola lotta che possiamo mantenerla in eterno. La libertà deve essere conservata, dobbiamo lottare tutti i giorni, e lottare tutti i giorni non significa voler fare tutto quello che vogliamo, ma rispettare gli altri. Questa è la libertà. E quello che oggi invece, che coloro che sono morti facevano assolutamente fino a dare la vita, oggi invece sembra che la libertà la confondiamo con il poter fare quello che vogliamo. Libertà è rispetto degli altri. La mia libertà finisce nel momento in cui limito la libertà del mio vicino. È questo concetto che dobbiamo riuscire a passare soprattutto ai nostri giovani. Il dovere delle istituzioni è un dovere, questo è un dovere dell'istituzione, che lo si trasmette anche facendo rispettare le regole. Quindi un dovere dell'istituzione far rispettare le regole affinché la libertà sia la libertà di tutti e non andare verso un mondo nella quale la libertà sia solo per qualcuno. Nicci Sandro, Cecchetti Giuseppa, Sereni Claudio, Rosati Gaetano, Ceccherini Patrizio, Morelli Mario, Bruni Maria, Cincinelli Patrizio, Sacchini Eugenio. Otto erano di Subiano. Eugenio Sacchini era il vice sindaco di Castiglion Fibocchi. Io qui rappresento, come è stato detto, la comunità di Castiglion Fibocchi, una piccola comunità che nel 76 era presente su nell'Alpe per celebrare la liberazione, per festeggiare, per ricordare chi col sacrificio ci aveva dato e ci ha dato la libertà. Quella stessa comunità quel giorno perse il proprio rappresentante che era presente, Eugenio Sacchini, rappresentava la comunità, rappresentava l'amministrazione di Castiglion Fibocchi, rappresentava quella comunità che oggi sono qui a rappresentare e a ricordare chi col sacrificio ci ha dato sicuramente la libertà, ci ha dato la possibilità di affrontare e avere le sfide che oggi abbiamo, ma anche a ricordare appunto quel tragico, incredibile, vorrei aggiungere, incidente, clamoroso incidente che è avvenuto nel 76 e che ha dato appunto, ha perso la vita, persero la vita queste 9 persone. Tutti gli anni nel mese di luglio, come spesso è ricordato, andiamo a ricordare e andiamo a celebrare in tutti i comuni le tragiche vicende che il regime nazifascista ci ha lasciato, persone che hanno perso la vita solo perché erano innocenti, solo perché si trovavano in quel momento lì, solo perché volevano lottare per i propri diritti e per i propri figli spesso, per difendere i propri figli. Credo che il dovere sia dell'amministrazione nostro di dover sicuramente ricordare e celebrare, ma l'obbligo che abbiamo, l'obbligo morale, l'obbligo civile che abbiamo è quello di trasmettere alle nuove generazioni questi valori, il valore del rispetto della libertà e il valore del rispetto del sacrificio. Due valori fondamentali che allora significarono la vita per molte persone, ma che spesso oggi vengono tralasciati, vengono dimenticati, il rispetto per il sacrificio non solo di una guerra, non solo del valore che significa libertà, ma il rispetto anche per i singoli, semplici sacrifici che vengono fatti quotidianamente dai familiari, dalle persone, dai più anziani. Io spero e credo che questo brutto momento che stiamo ancora attraversando possa significare per tanti di noi un momento di riflessione, di spunto, da dover poter ripartire, per poter celebrare e festeggiare i nostri singoli valori, i nostri valori dove si basa e si fonda la nostra comunità, perché è questo da dove dobbiamo partire,
dalla parola di comunità, per poter ripartire assieme, per sconfiggere e andare avanti con la nostra importante dignità che abbiamo sempre avuto. La provincia di Arezzo ha una medaglia proprio in quel gonfalone e questo significa un valore aggiunto, è un valore che ci è concesso veramente poter avere questa libertà tutti quanti, dai più piccolini che vedo lì, pensate la libertà, con una mascherina, cioè sono un soldo di cacio e oggi non hanno la libertà di poter sorridere, di poter giocare, di potersi baciare, di potersi abbracciare come fanno tutti i bambini, quindi capite quanto è importante questo valore della libertà. Io personalmente ho vissuto dove sono nato quello che significano i bombardamenti, quello che significano gli eccidi, quello che significa, diciamo, quello che non dovrebbe più succedere in un mondo che si reputa civile, specialmente in Europa, dove che è la culla della civiltà, che ha esportato la civiltà in tutto il mondo. E non è facile, perché l'uomo è qualche cosa che è meraviglioso, è una creatura di Dio, però ha qualcosa che in certi episodi, in certe cose, non è neanche paragonabile a una bestia feroce, perché la bestia di solito attacca quando ha fame. E sicché, che dire, godiamo di 70 anni e più di pace, ma dobbiamo cercare ancora di stare vigili e soprattutto credo che il nostro dovere sia quello di riportare, diciamo, quello che una volta veniva insegnato dalle famiglie, che ora sono più piccole, ma per motivi di sopravvivenza, di lavoro, hanno meno figli, però non lo so quanto riescono a star loro vicini, perché non è facile. E allora però le scuole fanno la loro parte, ma penso che debba esserci più fusione tra chi è preposto a poter educare le generazioni future, per esempio ripristinando l'educazione civica. E così via. Mi pare che la legge c'è, ma non credo che sia stata ancora, diciamo, che sia partita bene, a quanto mi risulta. Può darsi che mi sbaglio, se c'è qualcuno che ne sa più di me mi può correggere anche subito. Ecco, e perché si vede che, insomma, non c'è, diciamo, da parte di quelli che ci succederanno qualche cosa che ci fa pensare che si possa stare tranquilli. Sinceramente, quello che è successo 70-75 anni fa è terribile e questo noi lo dobbiamo sempre ricordare e fare in modo che non succeda più. La violenza va ripudiata in tutte le maniere. I comuni della montagna sono stati i comuni che hanno vissuto questi momenti. Mario Spiganti, per esempio, è uno che ha pubblicato tantissimi racconti proprio della montagna, proprio attraverso queste memorie, quando arrivavano soprattutto i partigiani. E l'Unione dei Comuni Montani del Casentino rappresenta questi comuni montani, questi luoghi veramente dove il partigiano ha vissuto in maniera forte, dove è stata molto la sua presenza e dove ci sono state tante battaglie. A rappresentare l'Unione dei Comuni Montani del Casentino è Roberto Pertichini, sindaco di Monte Mignaio. Tutti qui un abbraccio veramente di cuore ai parenti di chi purtroppo poi l'ha persi in quella brutta giornata del 76. Sì, io ora vi porto i saluti dell'Unione dei Comuni del Casentino perché il nostro presidente Eleonora Ducci non è potuta venire qui per impegni già presi e io in quanto vicepresidente vi porto i saluti dei nostri comuni. È già stato detto tutto, credo che ci siano poche cose da aggiungere, se non però questo, che noi mi rendo conto che siamo, da qui in avanti saremo i portatori di quello che è successo, di queste memorie, perché purtroppo l'anagrafe non lascia scampo a nessuno. I nostri vecchi, i nostri anziani, chi purtroppo ha passato quei momenti terrificanti,
tanti non ci sono più, sta a noi ora raccogliere le loro memorie perché di loro ci fidiamo, perché la storia che è stata scritta è vera, perché quelle nefandezze che sono successe davvero e perché nulla è scontato, lo vediamo ora, no? La pandemia non credo ci abbia reso tutti più buoni, anzi io dico che forse la pandemia per tutta una serie di questioni ci ha reso anche più cattivi, gente che si è impoverita, gente che ha perso i loro cari, quindi non è facile. La fortuna nostra è che noi viviamo in una nazione dove il senso della democrazia, grazie a chi ha perso la vita, a chi ci ha reso questa possibilità, è alto. Ma non bisogna abbassare l'attenzione, perché la possiamo perdere in poco tempo e questo sarebbe un dramma. Pensate che in altri paesi del mondo i fascismi non sono mai finiti. C'è terrore, c'è dolore, c'è uccisioni tutti i giorni e questa gente poi scappa, parte, viene da noi. È un problema? No, il problema viene rappresentato da chi ancora tratta male la gente e questo non lo dobbiamo permettere, quindi non abbassiamo davvero la guardia e abbiamo cura dei nostri giovani, abbiamo cura delle nostre comunità. Quando noi parliamo della montagna abbiamo cura anche della montagna perché è un grosso valore, è un valore morale, è un valore etico, è un valore ambientale. Prendiamo spunto da chi dalla montagna è partito per liberarci, da chi è morto in quei crinali. Ecco, solo questo. E facciamoci davvero portatori di pace, perché è l'unica nostra possibilità. L'unica nostra possibilità è raccontare alla gente che la libertà è un grosso valore e anche facile perdita, e questo non lo permettiamo. Sono presenti come sempre anche le associazioni combattentistiche e naturalmente di questo le ringraziamo, ringrazio l'Associazione Nazionale Carabinieri che è sempre presente in tutte le nostre cerimonie. Poi ci sono le associazioni dei combattenti e reduci. A nome sia di quelli di Capolona, sia quelli di Subiano, c'è anche Castiglion Fibocchi. E vorrei che fosse Ernesto Ferrini. Tu rappresenti nel cuore veramente quelle persone che sono in quel cippo, lassù a 1414 metri sull'Alpe di Catenaia. Sei loro che rappresenti. Quindi vorrei che tu dicessi due parole, proprio visto che tu sei anche una persona che è un bravissimo e valente scrittore, una persona che ama molto anche la storia. Io ero nella giunta comunale di Castiglion Fibocchi, anche a quell'epoca, quando decidemmo di mandare il Zacchini a rappresentare il comune di Castiglion Fibocchi e purtroppo ci rimase. Tanto più la beffa è che lui andava ad avvertire queste persone che erano sotto la pianta di venire via perché era pericoloso stare lì sotto. E in quel mentre successe il cataclisma. Io qui oggi rappresento, come si diceva, l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. Posso dire soltanto una cosa, siccome io vengo da Castiglion Fibocchi e un parte della mia infanzia l'ho passata anche a Rondine, cittadella della pace, dove c'era il mio professore di lettere, era un prete, era Don Angelo Severi, e quindi d'estate andavo a trovarlo spessissimo. Quello che mi colpì quando la prima volta arrivai a Rondine è la lapide che ricorda i morti in battaglia e sotto c'è scritto con la speranza che non siano morti invano. Ecco, noi andiamo avanti con questa speranza, che non siano morti invano. E riguardo al discorso della montagna, ecco, quando nel 1978 a Loro Ciuffenna fu inaugurato il monumento alla Resistenza, Venturino Venturi, quando si scoprì quel monumento, tutti rimanemmo un po' sorpresi, perché era il monumento al Prato Magno. Perché? Perché la nostra Costituzione e la nostra libertà è nata sulle montagne, principalmente qui dalle nostre parti sul Prato Magno. Per la prima volta abbiamo nella nostra giornata della liberazione anche i granatieri di Sardegna. Sono il corpo più antico, pensate proprio che ci sia proprio in Italia. E tra l'altro vorrei ricordarvi che proprio in Subiano e in Capolona ci sono persone che hanno fatto parte, da giovane, più giovane diciamo così, dei granatieri di Sardegna. Quindi mi fa piacere che il presidente dell'Associazione Nazionale, o non so se viene Mafucci, proprio per dire due parole, perché dall'anno scorso è appunto attiva la sezione di Arezzo e questa sezione è molto attiva, non mancano mai di essere presenti e quindi ci fa piacere.
I granatieri di Sardegna sono il corpo militare più antico d'Europa, essendo stati costituiti il 18 aprile 1659. 362 anni di storia. Hanno scritto pagine di gloria. Il loro motto è A me le guardie, che deriva da A me le guardie per l'onore di Casa Savoia, frase pronunciata da Vittorio Emanuele, duca di Savoia, il 30 maggio 1848, nella battaglia di Goito contro gli austriaci nella prima guerra d'indipendenza. I granatieri erano alti e possenti, il loro compito era lanciare le granate. Hanno avuto molte perdite perché per lanciare le granate venivano posizionati ovviamente davanti agli altri soldati, proprio per aprirgli i passaggi. Hanno scritto pagine di storia, nella grande guerra del 15-18, pagine di eroismo sul sacro Monte Cengio, altipiano di Asiago, dove di circa 10.000 granatieri inviati, circa 9.000 non hanno fatto ritorno. Mitico il salto del granatiere, sempre sul Monte Cengio. Sopraffatti dal nemico, numericamente superiore di uomini e mezzi, anziché arrendersi, gli ultimi superstiti si sono lanciati contro i soldati austro-ungarici e si sono lanciati nel vuoto portandosi dietro quanti più possibile di soldati nemici. Ecco perché il luogo è chiamato il Salto del Granatiere. Questo ha creato grande emozione tra gli austro-ungarici che, pur avendo conquistato il Monte Cengio e sfidando gli ordini ricevuti dai massimi comandi militari, si ritirarono dopo aver reso l'onore delle armi ai granatieri superstiti. Il sacrificio di tanti granatieri ha consentito all'esercito italiano di riorganizzarsi al sud. Se questo non fosse stato fatto, le forze austro-ungariche avrebbero dilagato sulla pianura veneta. Altre pagine di storia, ma ce ne sarebbero tante, il 10 settembre 1943, a Porta San Paolo a Roma, dove l'esercito italiano ha cercato di evitare l'occupazione tedesca di Roma. I granatieri erano presenti con la 21esima divisione granatieri di Sardegna, primo atto della lotta di liberazione dall'oppressione nazista. Sempre nel settembre 1943, in Corsica, i granatieri di Sardegna, inseriti nel gruppo di combattimento Friuli, sono riusciti a cacciare letteralmente in mare i tedeschi, pur subendo gravi perdite. Nel cimitero dei Lupi di Livorno sono sepolti tanti granatieri che hanno perso la vita in Corsica. Non posso concludere senza una riflessione sul tenente colonnello Gianfranco Chiti, 1921-2004, vice comandante del primo reggimento granatieri di Sardegna, quando ho prestato servizio militare nel 1963-64. Mitico ufficiale, impossibile dimenticare una persona simile. Arrivato al grado di generale dei granatieri, si è concedato ed è entrato in un convento francescano. Ha preso l'ordine e si è dedicato al recupero del convento di San Crispino ad Orvieto Scalo, con sue risorse e con l'aiuto di granatieri di Sardegna, in servizio e in congedo. La sua vita ha dell'incredibile. Ha salvato, dopo l'armistizio, tantissime persone, partigiani, ebrei, cittadini comuni, che rischiavano di essere fucilati o deportati, correndo enormi rischi personali se fosse stato scoperto. Parliamo di centinaia di persone. Tutto questo è documentato. È stato proclamato servo di Dio ed è in corso in Vaticano la causa di beatificazione. Medaglie al valore individuale assegnate ai granatieri di Sardegna, 10 d'oro, 572 d'argento, 658 di bronzo. Oggi i granatieri di Sardegna partecipano alle svariate missioni all'estero e svolgono servizi di guardia d'onore nei principali eventi nazionali, al Quirinale, Altare della Patria o in occasione di visite di capi di Stato, oltre che sono tuttora in funzione in attività per l'operazione Strade Sicure. Thank you.
e adesso andiamo al fronte, insieme all'Associazione Nazionale Bersaglieri, insieme ad Alfredo Andreini, con una lettera. Enrico Righetti, nato a Genova il 13 aprile 1922 ed era inquadrato nell'89esimo reggimento di fanteria, denominato Cosseria. Questa è la sua ultima lettera a casa. Russia, 15 dicembre 1942. Miei cari, non posso descrivervi il grande freddo che fa qui. È una cosa che ti prende il cuore e te lo schiaccia. Vi prego di mandarmi subito presto un paio di scarponi e calze di lana, pesante. Ne ho bisogno, perché così senza si può morire. Le mie vecchie scarpe si sono spaccate e al momento non posso chiederne di nuove, perché loro arrivano in continuazione. Ma io e i miei amici siamo determinati a tener duro e non farli passare. Però l'inverno combatte contro di noi. Ti prego, Giorgia, mandami gli scarponi e le calze di lana, te ne supplico, perché qui senza non possiamo resistere ancora, per molto. Mammina, ti abbraccio e ti mando un bacio. Prega per me, perché possa tornare a abbracciarti ancora. Vostro Enrico. Questa lettera è stata scritta nel 1942, il 15 dicembre. Enrico verrà dichiarato disperso il giorno 17 dicembre 1942. C'è un commento del nipote fatto dopo. La bisnonna ha sempre sperato che tornasse. Sul letto di morte vide mio padre e gli disse: Enrico, lo sapevo che saresti tornato. Mio padre non ebbe il coraggio di dirle che non era suo figlio e rispose: adesso riposa mammina. Rimaniamo sempre sulla montagna, rappresenta gli alpini, ma rappresenta in pratica questa canzone, questo brano, questa melodia, tutti i corpi che hanno combattuto nelle montagne, e rappresenta anche, visto che naturalmente gli alpini hanno nel cappello una piuma, voi ne avete un po' di più, rappresenta anche i bersaglieri. Lapini, il museo di quelli della Karin è in via Roma. È un museo che quando si entra dentro ti prende il cuore, perché se pensi di poter toccare un oggetto e comprendi chi c'è dietro, chi c'è stato dietro, chi c'è la sua storia, allora quando ne esci, esci veramente anche emozionato. Rudy, ti sei emozionato anche questa mattina. Ti ho visto prima, quindi ti hai ritolto la mascherina perché non ce la facevi più e qualche lacrima è anche scesa, perché le emozioni ci sono sempre. Prego. Prima di tutto vi chiedo scusa per la commozione, però la lettera che ha letto Alfredo, il discorso fatto da Mario e l'ultima canzone che mio nonno da alpino ha sempre cantato a noi bambini, nipoti, sono stati, scusate il termine, una cannonata. E io più che una lettera vorrei concludere questi interventi con una preghiera di un anonimo soldato scritta in un momento di disperazione, perché come ho sentito in precedenza, tutt'oggi siamo coinvolti in una guerra che è quella per la libertà, perché deve essere portata avanti, non solo con il ricordo, ma deve essere portata avanti anche dando gli esempi, e cercando di rispettare le persone che ci stanno accanto. Ma il nemico peggiore che noi abbiamo siamo noi stessi. Quindi la prima guerra che noi dobbiamo vincere è contro i nostri fantasmi e le nostre angosce e paure. L'uomo che pensa con la propria testa, che lotta per ciò che egli ritiene giusto, e che conserva il suo cuore incorrotto, è veramente libero. Ci sono canti e parole che sono magia,
e amori in volo che sono incantesimi dell'anima. Io sono stato quello che gli altri non volevano essere. Io sono andato dove gli altri non volevano andare. Io ho portato a termine quello che gli altri non volevano fare. Io non ho preteso mai niente da quelli che non danno mai nulla. Con rabbia ho accettato di essere emarginato, come se avessi commesso uno sbaglio. Ho visto il volto del terrore, ho sentito il freddo morso della paura, ho gioito per il dolce gusto di un momento d'amore. Ho pianto, ho sofferto ed ho sperato. Ma più di tutto io ho vissuto quei momenti che gli altri dicono sia meglio dimenticare. Quando giungerà la mia ora, agli altri potrò dire che sono orgoglioso per tutto quello che sono stato, un soldato. E a te, Signore, riporrò la mia anima. A te chiedo di essere pietoso e di guardare il fango tra le mie dita, la mia camicia strappata, i miei pantaloni sgualciti e sporchi di sudore. Quello che vedi è quello che rimane di un uomo che non ha più niente da dire, ma che vuole solamente riposare in pace. Grazie. Grazie a Rudy Latini, grazie a tutti quanti voi che siete intervenuti in questa giornata, grazie naturalmente alle istituzioni, alle autorità militari, grazie al maresciallo per la sua presenza, anzi il maresciallo ci ha dato un'idea, questo farebbe molto felice Benucci e anche tutti gli altri amici, perché ha detto, ma perché magari in un'altra manifestazione, così la lancio al vice sindaco giù in fondo, e non facciamo proprio una manifestazione per la liberazione con i bersaglieri che suonano proprio correndo, perché questo sentimento proprio così di vivacità ci vuole, no? Anche in certi momenti. Quindi grazie davvero alla presenza della Polizia Municipale, al Comandante Lovari, grazie a tutti quanti voi, ma in modo particolare alle persone che sono vicine ai loro cari che sulla montagna hanno perso la vita. Io ringrazio delle persone che di solito non si ringraziano mai, ma lo voglio fare perché coloro che in silenzio svolgono il loro lavoro è una cosa preziosissima per le istituzioni. A volte si può svolgere il proprio lavoro anche semplicemente portando un gonfalone. Quindi grazie davvero di cuore a tutti voi per tutto questo tempo e per tantissime manifestazioni siete presenti con il gonfalone del Comune. Rappresentate tantissimo. Vi saluto, vi ringrazio. Ringrazio Don Alessandro Conti che è stato vicino a noi e ringrazio Edo Bonucci. Una carica per ripartire forti, forti di aver capito, grazie a tutto quello che avete detto voi, il valore della libertà. Prego, grazie a voi. Troviamo in questa cappella in memoria appunto di caduti partigiani, di tutti caduti per la libertà. Una cappella che il popolo di Subbiano
ha edificato con spirito costruttivo e con grande forza di volontà immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Una cappella che, grazie a un eccellente lavoro di restauro, è stata riportata ai suoi antichi splendori e che può accogliere degnamente le persone che qui sono sepolte, le persone di cui qui portiamo i ricordi, le persone di cui tutti noi siamo oggi chiamati a ricordarne il valore, la testimonianza attiva per ciò che hanno dato per la nostra libertà. Una libertà che a tutti gli effetti è stata una libertà dura da conquistare, una libertà della quale dobbiamo sempre tenerle alti i più alti valori, i valori quelli di apprezzare sempre ciò che è stato fatto e di tramandare ai nostri figli, a tutte le generazioni future, i più sinceri valori di chi ha dato con la propria vita la possibilità di arrivare a questi giorni come oggi. In questa giornata chiaramente siamo venuti anche a dare onore e a portare il nostro ricordo all'interno di questa cappella. Cappella che ricorda i caduti di tutte le guerre, perché noi ci concentriamo spesso su, dico tutte le guerre, perché sulla Seconda Guerra Mondiale, che è certamente la liberazione della quale ha dato origine alla nostra democrazia. Ma qualche decennio prima c'è stata una grandissima guerra, lo stesso che è la Prima Guerra Mondiale, e i caduti di tutte le guerre vanno ricordati, perché il risultato di quello che stiamo vivendo è il risultato del sacrificio di tutti coloro che hanno combattuto per questo. Quelli più vicini, i partigiani e i caduti della Seconda Guerra Mondiale per la nostra liberazione, sono quelli più vicini, quelli che noi della nostra generazione abbiamo conosciuto tra i sopravvissuti e abbiamo avuto l'onore di esserci raccontate le storie tristi e anche le storie di coinvolgimento di tutti quanti. Il nostro dovere della nostra generazione è quello di avere ancora più forza di chi ci ha preceduto per poter ritrasmettere ai nostri figli, ai nostri nipoti, quelli che sono i valori che loro sono stati capaci di trasmettere a noi. È un'impresa ardua, difficile, però ci possiamo assolutamente riuscire se ci mettiamo il cuore, la volontà e l'amore. L'amore per la pace, per la libertà, per la democrazia, per il rispetto e con un concetto molto semplice, appunto quello di far passare il concetto del rispetto della persona che ci è vicino. Non pensiamo che sia una persona lontana da noi. Vediamo nell'altra persona noi stessi e tutto sarà più facile. Grazie.